Gli autisti del trasporto pubblico e gli amministratori chiedono il ripristino immediato delle corse autobus sospese a causa del virus. Presidio in regione. Alcuni amministratori dei comuni pugliesi della Daunia e della Valle del Fortore sono stati presenti questa mattina al presidio davanti alla sede del Consiglio regionale dei lavoratori del trasporto pubblico. Tutti chiedono il ripristino dei collegamenti autobus. Al consueto presidio del martedì davanti Palazzo Daimmo, la sede del Consiglio regionale, dei dirigenti sindacali e dei lavoratori del trasporto pubblico, si sono aggiunti alcuni amministratori dei comuni dei Monti della Daunia e della Valle del Fortore, appartenenti alla provincia di Foggia, ma i cui cittadini gravitano molto sul Molise e Campobasso, soprattutto per motivi di studio, di tutela della salute e per le spese a carattere commerciale. Abbiamo ascoltato alcuni di loro, come Massimo Venditti, ex sindaco ed oggi consigliere comunale di Celenza Val Fortore, e Luigi Piacquaddio, vice sindaco di San Marco La Catola, che chiedono il ripristino del collegamento autobus da e per Campobasso. Siamo qui per la linea Vepe, l'ex linea Vepe, che unisce i tre comuni dei Monti Dauni, Carlantino, Celenza e San Marco La Catola, al capoluogo molisano Campobasso. Da noi il problema già esisteva in passato, in quanto la regione non riconosceva la tratta pugliese dei chilometri e quindi non voleva partecipare alle spese. Ma se teniamo conto che oltre 100 alunni, 100 dei nostri figli, i ragazzi che vengono qui alle scuole superiori e poi alle università, venendo meno la corsa pomeridiana, per noi è un danno che ci fanno e dobbiamo per forza di cose poi riversarci sul versante pugliese, quindi Lucera e Foggia. Noi ci auguriamo che questa tratta, che il presidente regionale Toma prenda, visto che è lui ad interim e anche l'assessore ai trasporti, che veramente prenda come impegno il ripristino della tratta pomeridiana, per permettere non solo ai nostri figli ma alle comunità limitrofe del pugliese di riversarci sul Molise, in quanto noi usiamo tutte le strutture molisane, non solo le scuole ma gli ospedali, i negozi e quant'altro. Noi siamo qui innanzitutto per essere anche solidali con i lavoratori, perché abbiamo diverse unità che lavorano con aziende molisane. Oltre a quello siamo qui per farci sentire, perché comunque il nostro territorio, le nostre zone sono molto legate a Campobasso e al Molise storicamente e tradizionalmente. Anche io sono venuto a scuola a Campobasso, quindi il sentirsi pregiudicato questo servizio, questa cosa per noi è molto pericolosa, perché già siamo piccole comunità e ovviamente il venir meno di un servizio di trasporto sia a livello lavorativo, sia a livello scolastico, sia a livello sanitario, perché comunque il centro di Campobasso è un'azienda di cui si usufruisce, quindi non possiamo permetterci ad oggi, essendo già appunto comunità, come dire, con le difficoltà che ci sono anche qui, cioè piccoli centri, venir meno di questi servizi, insomma, aggrava le difficoltà che già stiamo vivendo.